Sintesi della lezione di storia della filosofia del 20 marzo 2017. Per quest'ultima lezione su Montaigne vorrei partire dall'inizio del saggio 46esimo del primo libro, intitolato Dei nomi, dove Montaigne scrive: per quante varietà di erbe vi siano, tutto è compreso sotto il nome di insalata. Questa che sembra una battuta, in realtà è una lucida e precisa annotazione che fa Montaigne sul ruolo delle parole, in particolare dei nomi, quali strumenti di catalogazione dell'esperienza, ed è una notazione che torna ovviamente soprattutto in molti altri punti della sua opera, ma soprattutto nell'ultimo saggio, quello che noi stiamo affrontando, ovvero il tredicesimo e il terzo libro, il dell'esperienza, quando Montaigne insiste a più riprese sull'impossibilità di individuare essenzialmente dei criteri universali di somiglianza, o quantomeno criteri universali di somiglianza, criteri generali di somiglianza tali che permettano di catalogare in maniera, potremmo dire, certa eventi e fenomeni, mentre per ogni elemento di somiglianza ci sono altrettanti elementi di dissomiglianza che hanno uguale valore. Dice Montaigne, ad esempio, i dotti ripartiscono e notano le loro idee più specificamente e nei particolari. Io che vi vedo soltanto ciò che la pratica mi indica, senza regole, presento le mie in generale e a tentoni. Questa, che sembra un'affermazione di modestia, in realtà è una critica molto puntuale che Montaigne sviluppa. Esprimo il mio parere a pezzi slegati, come cosa che non si può dire in tutta una volta in blocco. La correlazione e la conformità non si trovano in anime come le nostre, basse e comuni. È proprio la conformità che trova in Montaigne, come posso dire, il critico più acuto. La presunzione di individuare elementi di conformità è quella presunzione che porta la ragione umana a ritenere di poter organizzare, catalogare, classificare, conoscere i fenomeni. La saggezza, per contro, è un edificio solido e intero, in cui ogni pezzo occupa il proprio posto e porta il proprio segno. Però questa saggezza è qualcosa di inattingibile. Lascio ai dotti, dice Montaigne, e non so se ne vengono a capo in una cosa tanto confusa, spezzettata e fortuita, lo schierare sistematicamente questa infinita varietà di volti e il fissare la nostra incostanza e metterla in ordine. Non solo, continua, trovo difficile collegare le nostre azioni le une alle altre, ma ognuna in sé trovo difficile definirla propriamente per qualche qualità principale, tanto esse sono duplici, screziate e cangianti. Appunto, una grande quantità di erbe che vengono tutte riunite sotto il nome di insalata. La difficoltà che Montaigne individua nell'utilizzare un metodo, potremmo dire, o meglio ancora, la peculiarità che Montaigne qui mette in risalto, la sua specifica peculiarità, che è quella di esaltare la diversità, è anche in qualche modo la più sottile critica a quella presunzione del sapere di poter ricondurre a pochi principi certi o comunque a poche conoscenze universali tali l'esperienza umana,
tali questi principi da poterci poi permettere di orientare la nostra ricerca in maniera certa e indubitabile. L'inizio del tredicesimo saggio, appunto, dell'esperienza, è proprio, lo ricordiamo, un'esaltazione della varietà del mondo. È vero che la verità è una cosa tanto grande che non dobbiamo disegnare alcun aiuto che ad essa ci conduca, e di qui appunto l'esperienza come aiuto per giungere alla verità. Ma è altrettanto vero che la ragione ha tante forme che non sappiamo a quale appigliarsi, e l'esperienza non ne ha di meno. La conseguenza che vogliamo trarre dalla somiglianza degli avvenimenti è mal sicura, poiché essi sono sempre dissimili. Se vogliamo, possiamo anche interpretare questo passo come una critica a quello che a una qualsiasi pretesa di individuare correlazioni fra eventi e quindi anche correlazioni di causa-effetto. È soltanto l'abitudine, è soltanto la consuetudine, è soltanto la nostra debole capacità di vedere l'estrema complessità delle cose che ci spinge a interpretare un evento sempre solo da un unico punto di vista, senza renderci conto però che questo unico punto di vista è il nostro punto di vista. Lo stesso approccio, come sappiamo, Montaigne esorta a utilizzare anche nei confronti del suo libro, perché insomma tutto questo cibreo, pardon, dice Montaigne, che vado scarabocchiando qui non è che un registro delle esperienze della mia vita che è, per la salute interiore, abbastanza esemplare a prenderne l'insegnamento alla rovescia. Curioso, per certi aspetti, perché Montaigne denuncia il fatto che l'intera opera a cui lui continua a lavorare e che è un'illustrazione della sua continua ricerca della serenità, o meglio ancora, continua ricerca delle possibilità che il pensiero gli offre, quindi sviluppando gli argomenti più differenti per portarli anche alle estreme conseguenze. Bene, quello che è l'obiettivo ultimo, in fin dei conti, della filosofia, o quantomeno della sua filosofia, del suo pensiero, la serenità d'animo, è un obiettivo che egli però dice: se volete perseguire, bene, prendete questi miei insegnamenti alla rovescia. Non neanche sono utili per la vera salute dell'anima. Ironicamente, però, Montaigne, che ritiene di non poter dare alcun consiglio riguardo alla salute dell'anima, pensa invece di poterne dare molti riguardo alla salute del corpo. Infatti dice subito dopo: quanto alla salute del corpo, invece, nessuno può fornire esperienza più utile di me, che la presento pura, niente affatto corrotta e alterata dall'arte o dall'opinione. Anche qui c'è anzitutto un elemento ironico, perché la sua presunzione di poter offrire consigli utili riguardo la salute del corpo è dovuta fondamentalmente alla sua ingenuità, o meglio ancora alla purezza delle esperienze che egli racconta, che egli presenta al lettore. Questa purezza è dovuta, a sua volta, alla diffidenza che Montaigne nutre nei confronti della medicina. L'esperienza è proprio a casa sua nell'argomento della medicina, in cui la ragione le cede senz'altro il posto, dice Montaigne.
E cita poi Tiberio che diceva che chiunque avesse vissuto 20 anni doveva rispondere a se stesso delle cose che gli erano nocive o salutari e sapersi regolare senza medicina. E ancora Socrate aveva consigliato ai suoi discepoli di prendersi cura in particolare del proprio corpo e dell'attenzione alla salute. Platone aveva ipotizzato che fosse meglio che i medici non entrassero nella città ideale. Così Platone aveva ragione di dire che per essere un vero medico sarebbe necessario che colui che volesse esserlo fosse passato per tutte le malattie che vuole guarire e per tutti gli accidenti, ovvero la vera medicina, più che una scienza, è semplicemente un'esperienza. Quindi Montaigne, dopo aver, ne abbiamo parlato negli incontri precedenti, riflettuto sul diritto, prende come modello della riflessione esercitata partendo dalla sua esperienza personale, dalla sua esperienza di vita, la medicina, quale disciplina che presente le maggiori resistenze a qualsiasi pretesa razionale di irregimentazione dei fenomeni. Montaigne presenta un resoconto dei suoi malesseri, delle cose che gli fanno bene, di ciò che gli piace, di ciò che gli dispiace, in maniera assolutamente piana, come a ricordare il fatto che in realtà ciò che conduce alla salute, ciò che conduce alla sanità, non è mai un sapere teorico, quanto piuttosto semplicemente il seguire quelle indicazioni che ci vengono dalla natura e di cui noi facciamo ben presto esperienza. In fin dei conti, appunto, chiunque abbia vissuto 20 anni dovrebbe avere esperienza, aver compreso quali sono le cose che gli fanno bene e le cose che gli fanno male, ovvero ciascuno dovrebbe avere una tale contezza del proprio corpo e delle proprie caratteristiche da saperlo orientare nella scelta di ciò che è proficuo, così anche da evitare ciò che è nocivo. Mi soffermo un attimo proprio su questa frase: l'esperienza è proprio a casa sua nell'argomento della medicina, in cui la ragione le cede senz'altro il posto, perché è molto indicativa dell'approccio di Montaigne, della critica che Montaigne volge alla medicina, al sapere medico. Nessuna teoria, nessun sapere teorico può veramente fondare il sapere medico. La ragione non vi ha posto. Qualsiasi teorizzazione, e qui Montaigne ha presente con ogni probabilità non soltanto la tradizione galenica classica, ma anche il dibattito che nel Cinquecento, per esempio, si svolgeva intorno alle nuove fondamenta della medicina, al ruolo dell'astrologia, che era già presente nel Medioevo e non solo, si pensi semplicemente all'importanza che l'astrologia ha tra vicenda, ma alla riflessione che, partendo anche dai nuovi studi di anatomia portati avanti da Vesalio, si era avviata intorno alla vera natura della medicina come sapere pratico. Il medico ha la sua utilità nel saper individuare le cure per guarire, ma, dice Montaigne, se c'è una cosa che un medico non sa fare è proprio questo. Certo, egli può riempirsi la testa di tutti i libri possibili, di tutte le teorie, ma se non ha sperimentato in qualche modo lui stesso le malattie e non ne è guarito, egli non si fiderebbe. Montaigne non si fiderebbe del sapere di un tale medico. Gli altri ci guidano, dice Montaigne, e qui alludendo ai medici, come colui che dipinge i mari, gli scogli e i porti stando seduto sulla sua tavola e facendone andare su e giù il modello di una nave in tutta sicurezza. Per
mettetelo alla prova dei fatti, non sa da dove cominciare. Fanno la descrizione dei nostri mali come fa un banditore di città che descrive un cavallo o un cane perduto. Tale il pelo, tale l'altezza, tale le orecchie. Ma se glielo mostrate, non lo riconosce. Quindi, cioè, Montaigne sta alludendo al problema che verrà poi affrontato ancora nei 2 secoli successivi, torneremo su questo tema quando parleremo di Cabanì, della capacità diagnostica e anche conseguentemente prognostica del medico. Lo sguardo del medico, lungi dall'essere uno sguardo capace di riconoscere i tratti caratteristici del male, della malattia, semplicemente pretende di imporre a una serie di fenomeni, possiamo anche dire una serie di segni, che non necessariamente poi possono essere interpretati come sintomi, una gabbia concettuale quale il medico ha appreso dai suoi studi canonici, appunto, come descrivere un cavallo o un cane. Ma poi, quando ci si trova di fronte alla malattia, non la si sa riconoscere. Certo, le arti che promettono, dice Montaigne, di mantenerci il corpo in salute e l'anima in salute, notate questa doppia chiave. C'è una medicina del corpo come c'è una medicina dell'anima, ma potremmo aggiungere in qualche modo che c'è anche una medicina dello Stato, una medicina della società. In fin dei conti, le pagine precedenti dedicate al diritto, la riflessione che Montaigne fa sul fondamento mistico dell'autorità, è una riflessione che è anche dovuta all'esigenza che egli avverte di mettere in guardia contro quelle pretese soluzioni, contro quelle pretese terapie che alcuni medici, nel senso di politici, pretendevano di applicare, di mettere in pratica per curare le patologie della società francese. In particolare stiamo parlando, ricordiamolo sempre, del violentissimo conflitto fra ugonotti e cattolici. E allora, esattamente come non è pensabile di poter davvero trovare un fondamento razionale all'autorità, ma l'autorità va rispettata in quanto tale, ovvero in Montaigne, quella che parla in questo caso è proprio l'esperienza. Egli ricorda come per esperienza possa dire che il fondamento vero dell'autorità è un fondamento mistico e chi obbedisce male, chi obbedisce a una legge perché la legge è giusta. Allo stesso modo è l'esperienza che spinge Montaigne a riconoscere che non c'è vera possibilità di individuare un rapporto di causa-effetto fra fenomeni, perché le somiglianze sono tali soltanto sulla base di una scelta. E questa scelta non è a sua volta giustificata se non sulla base di un criterio che è essenzialmente quello, potremmo dire, anche della consuetudine o della semplicità o dell'abitudine. Cioè, possiamo dire un criterio quasi linguistico. I nomi a cui pensa, che cita Montaigne, sono segni che permettono agli uomini di identificare, per esempio, non soltanto l'insalata, ma anche le case regnanti. Il fatto che gli Egizi si chiamassero per lo più Tolomei. Allora, anche qui l'ironia di Montaigne è rivolta contro una ogni pretesa, potremmo dire, sostantivizzazione delle parole. Le parole sono puramente uno strumento, le parole servono a orientarci.
Le parole che noi utilizziamo nell'esercizio del giudizio, e Montaigne dice proprio nel saggio dell'esperienza che il giudizio risiede in lui nella sua sede più elevata, perché il giudizio è ciò che rende veramente l'uomo capace di riflettere sulle proprie azioni e quindi in qualche misura di arginare la violenza delle passioni. Bene, il giudizio, la sede più eminente che può avere nell'esercizio della ragione, è un giudizio che si applica in qualche modo sempre all'esperienza vissuta. Montaigne cita questo passo quando comunque riflette su ciò che ci è benefico e ciò che ci è nocivo, sulle abitudini che ciascuno di noi ha e che potrebbe lasciare soltanto se costretto, e a volte questa decisione rischia di peggiorare uno stato che prima, tutto sommato, per quanto precario, magari era ancora di salute. Mi giudico, dice Montaigne, solo per quello che sento veramente, non per ragionamento. Guardate quelli che fanno diversamente, che dipendono da tante diverse suggestioni e consigli, come spesso l'immaginazione li opprime senza che li opprima il corpo. Mi sono divertito molte volte, essendo al sicuro e libero da questi accidenti pericolosi, a comunicarli ai medici come se stessero loro allora nascendo in me. Sopportavo ben facilmente la sentenza delle loro orribili conclusioni e ne rimanevo tanto più obbligato a Dio per la sua grazia e meglio istruito della vanità di quest'arte. La critica alla medicina diventa, già ai tempi di Montaigne, ma diventerà ancora di più poi, un luogo comune importante nella cultura europea. Si pensi semplicemente a Molière. L'attacco alla medicina, ai medici Molière, è un attacco che non ha nulla da invidiare alla violenza di quella di Montaigne. Ma qui, ciò su cui Montaigne insiste, è che il giudizio dei medici è sempre un giudizio che non può che essere su parole, su segni, e i segni appunto possono essere molto facilmente male interpretati. La nostra vita non è che movimento, ma questo perenne movimento è anche ciò che impedisce la fissità della conclusione. Montaigne ricorda come la possibilità che ha l'uomo di organizzare le proprie idee e i propri atti in maniera, nella maniera più confacente alle proprie specificità, da una parte, ma anche la decisione, la scelta che l'uomo può fare di non asserire immediatamente a fronte di un impulso che non ha nulla di fondato. Perché in fin dei conti in cosa consiste lo scetticismo montaigniano, come lui stesso poi in più occasioni ricorda? Nell'assecondare quell'elemento essenziale della sua indole, che è però rafforzata dal ragionamento, di non cedere all'impulso di dire di sì. La sospensione del giudizio, che è appunto l'elemento fondamentale, è una sospensione che riguarda l'affermazione di una verità
troppo grande per poter essere posseduta dall'uomo. L'uomo indiscutibilmente deve relazionarsi, il corpo umano si relaziona col mondo e il nostro corpo sa già cosa in qualche modo gli è utile e cosa gli è nocivo. Ma la presunzione della ragione umana di individuare le cause di ciò che è benefico o di ciò che è malefico è una presunzione a cui non bisogna, secondo Montaigne, mai aderire. A un certo punto Montaigne dice che nei momenti in cui lui non si è sentito bene, nei momenti in cui ha sofferto qualche malattia, piuttosto che prendere delle medicine e così facendo stuzzicare lo stesso male, ha preferito sempre aspettare che il male in qualche modo facesse il suo corso. Qui c'è sullo sfondo la riflessione ippocratica. La malattia come fenomeno storico, nel senso di processo che ha un inizio, ha un decorso, raggiunge un culmine e poi ha un esito, che può anche essere indiscutibilmente un esito mortale, ma la crisi, il punto culminante, è in realtà il momento in cui il corpo, il momento in cui l'organismo malato riconquista il proprio livello di equilibrio. Riconquista la sanità, perché in fin dei conti tutto ciò che vive cerca di permanere in quello stato. E quella che in Ippocrate era la vis medicatrix naturae, la forza guaritrice insita nella natura. Per contro la medicina, per contro i farmaci, rischiano, e anzi molto spesso lo fanno, stuzzicano la malattia, la esasperano e così facendo ne impediscono il decorso naturale e così facendo procurano poi un esito che è nefasto. Molto spesso, dice Montaigne, una malattia contribuisce a combattere un'altra malattia. Molto spesso la malattia è legata semplicemente a una crisi di passaggio. Come ci si comporta sulla base della sua esperienza di fronte alla malattia? E quindi qual è la migliore medicina del corpo, ma che è anche una medicina dell'anima? Per esempio, dice Montaigne, non cambiare le proprie abitudini. Non forzarsi. Qui è facile ritrovare, in fin dei conti, di nuovo, metaforicamente, il consiglio di Montaigne di avere sempre presente la consuetudine. E qui, in qualche modo, il regime medico, di nuovo, è una buona metafora per il regime politico. Ma, sempre a proposito della complessità del discorso montaigniano, non dobbiamo dimenticare come a volte anche questa decisione rischia di risultare presuntuosa, perché essenzialmente il sapere di Montaigne, il sapere che Montaigne persegue, il sapere pratico che dovrebbe condurre alla salute dell'anima, ovvero alla serenità, è un sapere che paradossalmente viene ostacolato dallo stesso sapere, esattamente come la medicina ostacola quel processo di guarigione che invece sarebbe l'esito naturale, non sempre, ma per lo più dei processi morbosi, e quindi risultando la medicina più dannosa della malattia stessa. Perché in fin dei conti, per raggiungere la serenità,
d'animo, per raggiungere quella fortezza d'animo che egli vede, ad esempio, in Socrate. Da una parte non bisogna mai dimenticare come, appunto, si tratti di essere Socrate. Gli stoici affermavano che l'uomo virtuoso è anche un uomo felice, alcuni poi glossavano, purché si sia forti come Socrate. Per altro verso, invece, Montaigne, citando Pirrone, che in qualche misura è un filosofo emblematico da questo punto di vista, in due occasioni riporta sempre lo stesso esempio. Quel caso, cioè, di Pirrone, in cui Pirrone si trova su una nave che viene sconvolta dai flutti durante una tempesta e, osservando gli altri uomini piangere e disperarsi e invocare gli dei perché li salvassero in preda al terrore, li rimprovera indicando loro un maiale, un porco che invece serenamente e tranquillamente affrontava l'avversità e diceva: come fate voi uomini ad essere meno coraggiosi di un animale senza ragione? Ecco, il punto è questo. In un certo senso, quella serenità d'animo, quella saggezza che era, ad esempio, il risultato della riflessione di Pirrone, ma anche in parte, per esempio, lo stesso discorso vale per la riflessione di Epicuro, soprattutto per come è presentato da Lucrezio, già citato più di una volta, il secondo libro del De Rerum Natura. Bene, quella serenità d'animo in realtà è una serenità d'animo che è conquistabile dall'uomo in qualche modo a prescindere anche dalla sapienza. Ci sono alcuni contadini, alcuni villani, che hanno più forza dei dotti. Gli animali sono più saggi e sapienti in questo degli uomini. È come se Montaigne qui di nuovo stesse giocando col ruolo della cultura, della filosofia, del pensiero, perché se è vero che noi non possiamo fare a meno del pensiero, se è vero che la sapienza è il culmine della vita, nella prologia di Raymond Sebond, ma anche dell'esperienza, in fin dei conti, inizia in entrambi i casi con un accenno, una parafrasi alla metafisica d'Aristotele, perché in entrambi i casi si esalta il ruolo della scienza e della sapienza. Subito però Montaigne in entrambi i casi si corregge, perché nella prologia di Raymond Sebond diceva delle scienze che egli le amava ma non le adorava. Nel dell'esperienza, dopo aver iniziato dicendo non c'è desiderio più naturale del desiderio di conoscenza, e dopo aver ricordato che appunto noi saggiamo tutte le strade che possono condurci ad essa, la ragione, e quando questa ci fa difetto, l'esperienza, riconosce però che non abbiamo alcuna viatico, alcuna strada certa tale da permetterci di segnare una vera superiorità della ragione umana rispetto all'insipienza degli animali. Ovviamente qui è un discorso estremamente complesso e sfumato che Montaigne conduce in chiave non semplicemente polemica, ma di riflessione fortemente segnata dal dibattito culturale dell'epoca sul ruolo del sapere e soprattutto sul ruolo umanistico del sapiente, sulla funzione che il sapiente ha in una società in cui le umane lettere erano anche le scienze della società.
Non è possibile però pretendere in alcun modo di, come possiamo dire, di ingabbiare le molteplici forme dell'esperienza umana con la presunzione classica della ragione filosofica di catalogarla e stringerla in nodi argomentativi. È una perfezione assoluta, dice Montaigne, e quasi divina, saper godere lealmente del proprio essere. Noi cerchiamo altre condizioni perché non comprendiamo l'uso delle nostre e usciamo fuori di noi perché non sappiamo che cosa c'è dentro. Così abbiamo un bel montare sui trampoli, ma anche sui trampoli bisogna camminare con le nostre gambe. E anche sul più alto trono del mondo non siamo seduti che sul nostro culo. In fin dei conti, la sapienza che Montaigne persegue è quella sapienza che riconosce e sa riconoscere l'essenziale impossibilità di mettere freno alla perenne metamorfosi dell'esistente. Per cui tutto ciò che il sapiente, quale Montaigne indiscutibilmente era, può fare è descrivere la trasformazione del mondo, la trasformazione dell'io, della complessa relazione che si instaura tra un io che non è mai lo stesso, ma che in qualche misura muore e rinasce continuamente. C'è un nella torre della biblioteca di Montaigne, troviamo incise sulle travi vari versi, sono sentenze che Montaigne aveva fatto incidere sulle travi. In particolare ce n'è una di Sofocle, tratta dall'Aiace, i versi 124-125. Sono le parole che Ulisse rivolge ad Atena dopo aver assistito a come la dea abbia devastato la mente di Aiace. E Ulisse dice: poiché vedo che tutti quanti siamo, non siamo nulla più che fantasmi o un'ombra leggera. La conoscenza degli uomini è una conoscenza umbratile, ma una conoscenza umbratile non nel senso delle ombre di Giordano Bruno, ma qui c'è un eco di tutta quella tradizione neoplatonica che presenta il nostro mondo come semplicemente una scena teatrale in cui si svolgono i drammi per dilettare gli dèi. La nostra consistenza non è superiore a quella delle ombre. È per questo che Sesto Empirico può dire, in un'altra delle sentenze incise sulle travi della biblioteca, non è più questo che quello, e neanche uno dei due. Perché affermare che sarebbe questo o quello significherebbe in qualche modo mettere un punto fermo e trattare le ombre come cosa salda, cosa che, secondo Montaigne, non è possibile.